pattronaggi, progetti di solidarietà in Italia e all'estero, assistenza domiciliare agli anziani, case famiglia per le persone disabili, soggiorni estivi e interventi d'emergenza sociale. Sono solo alcune delle attività attraverso le quali l'UNITALSI, Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes, Santuari Internazionali, abita le periferie della fragilità, della sofferenza e dell'emarginazione, testimoniando la sua vocazione alla carità. Aderendo alla giornata nazionale celebrata sabato 14 e domenica 15 marzo, sarà dunque possibile annunciare la speranza a coloro che vivono il disagio e l'abbandono. Il simbolo della giornata, invece, di cui è testimonial Fabrizio Frizzi, sarà una piantina d'ulivo che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza. Anche noi della sottosezione di Fano abbiamo pensato di festeggiarla degnamente e abbiamo aderito alla campagna nazionale ordinando delle piante di olivo in miniatura che offriremo nelle parrocchie, nelle principali piazze e anche presso alcuni supermercati. È un'occasione per conoscere l'UNITALSI e anche per dar modo alla popolazione di contribuire con una piccola offerta alle nostre necessità. Il ricavato delle offerte sarà quindi utilizzato per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente al servizio delle fasce più disagiate della popolazione grazie al costante e generoso impegno dei propri volontari. L'UNITALSI si occupa di anziani, di disabili, di persone in difficoltà e abbiamo un grande bisogno sia di economico ma anche di tempo, di persone che dedicano del tempo agli altri. Questa è un'occasione per noi per farci conoscere, quindi quando incontrerete delle persone in divisa davanti a un supermercato o una parrocchia, avvicinatevi con spontaneità perché non necessariamente dovete acquistare l'olivo, ma anche solo per prendere informazioni o anche per dare così un supporto anche ai volontari che qualche volta hanno bisogno anche loro di un po' di carica.